Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su UFO Taxi, un gioco uscito il 1 agosto 2024, costa meno di 8 euro, 7,79 euro per la precisione. È un platformer di tipo futuristico in 2.5D, quindi né in 2D né in 3D c'è un minimo di tridimensionalità. Noi siamo una sorta di terrestre che è rimasto ibernato durante un viaggio interspaziale, interspaziale, sì, perché è all'interno del sistema solare, ma c'è stato un guasto, siamo finiti su questo pianeta e dobbiamo ottenere del denaro per riparare la nave e andare via. E quindi cosa facciamo? Facciamo il tassista e andando su, c'è un'introduzione che ci fa prendere confidenza con i comandi del nostro taxi che possiamo potenziare raccogliendo oggetti in giro, e dovremo fare queste missioni. Se guardate la pagina Steam vedrete che il gioco è ambientato all'interno di una megalopoli sullo stile di Cyberpunk. In questo caso siamo nei sotterranei perché è proprio l'inizio del gioco. Il gioco potrebbe portarvi via da un'ora e mezza se correte, sapete già cosa fare, fino alle 4-5 ore. Quindi non è lunghissimo, però è un gioco comunque rilassante dove dovete... Può essere adatto anche ai bambini, insomma, se volete fargli fare un platform o se amate direttamente voi i platform. Questi tizi qui vogliono tutti che io gli trovi qualcosa, gli trovi degli oggetti. Io posso accettare o meno, ma io non accetto perché vorrei fare una missione di passeggeri. Comunque, premendo il tasto M si apre questo menu qui, che è la mappa. Premendo il tasto J apriamo il diario. La cosa che non mi piace è che questi menu hanno questo suono da Empyrean, e l'ho riconosciuto subito, come tanti altri giochi hanno suoni dell'apertura delle porte di Empyrean, quindi sono proprio dei credo si chiamino, gli assets sono quelli grafici, però insomma dei campioni audio standard usati da tanti produttori indie. Io ora sto guidando, sto cercando di andare a vedere quella che è la città. Possiamo accelerare, possiamo fare il flip così, che credo ci serva per schivare, o così, quindi si possono fare un po' di evoluzioni. Comunque questa è la city, qua c'è la possibilità di, vediamo, penso di non poterlo fare perché non ho soldi di riparare il taxi. E qui è la city, quindi si va al city garage da qui, dove possiamo andare a modificare il nostro mezzo. Adesso c'è un caricamento che vediamo. Questa è la city, è piena di attività. Sotto avevamo attività di un certo tipo, in città operiamo invece da tassista. Queste sono missioni di tassista, quindi dobbiamo guadagnare soldi, dobbiamo fare 15.000 monete, dollari insomma, quelli che sono, andando a prendere gente, o puoi aiutare i tizi locali aspettandoti soldi in cambio. Il gioco non è purtroppo in italiano. Bisogna fare attenzione, ci sono le autorità, se sei troppo vicino ad esse ti troveranno, ti prenderanno, insomma cercheranno di prenderti. E quello che mi ha detto il datore di lavoro è: se ti prendono ti tiriamo fuori da quel casino, ma ti costerà, basta, questo è. Vedete che abbiamo un po' di cose, devo stare attento a non finire addosso i palazzi. Proviamo a fare una missione veloce, vediamo un po'. Mi sto infilando, non so dove, in questo palazzo qua, ma vabbè, andiamo in cima che c'è qualcuno che ha bisogno. Vediamo se è un passeggero, sì, dovrebbe essere questo. Scommetto che tu sei troppo dispiaciuto per fare una gara, in pratica mi ha proposto. Io sono un tassista onesto e porto la gente, al momento non me la sento, non sono ancora confident per fare una gara. Vediamo se c'è qualcuno che ha bisogno di un compito serio. Taxi mission. L'ho preso dentro. Ho danneggiato il taxi. Mannaggia.
L'ho danneggiato davvero. No, taxi mission, vediamo, mi indica in basso, io vado giù, ma non vedo nessuno che ha bisogno, quindi vediamo. Mi dice di andare di là adesso, andiamo di là. Eccolo lì. Questo è un passeggero da prendere. Ok. Ok, lo portiamo a destinazione. Dove? Vediamo. Non ne ho la minima idea. Perché sono qui. Devo portarlo lì, credo. Quindi andiamo su. Lì credo che lo debba portare lì. Accelero. Devo stare attento perché passano e sono. È per quello che vi dicevo che è un 2.5D, perché ci sono le altre auto che viaggiano. Allora, io sono qui. Ma lui dove andare qua? So, vabbè, io. Ah, taxi mission mi dice di andare di là. Io lo porto qui. Mi sta pagando sempre meno. Adesso non so se vuole andare qui. Ah, lì. Ok, il target è quello. Ok, perfetto. Perfetto. Abbiamo portato. Preso un po' di soldi. Ora vorrei andare a riparare sto taxi perché non si è messi proprio benissimo, quindi bello, belle le animazioni, mi sto. Ah, ma mi è tornata sulla vita, ok. Allora, andiamo a prendere un'altra taxi mission che non ho ancora ben capito, ma è questo, ok. Taxinger, sì, passenger per il taxi, spacebar, ok. Andiamo, portiamolo. Non mi dice dove, non me lo dice, ma va bene. Ah, mi parla anche, che è successo? Una ragazza ha visto il crimine. Vabbè, la porto qua e va bene, dai, via. Arrivederci. Praticamente c'è dietro una storia, perché ci parlano e ci dicono, e questo è un po' un peccato perché non è appunto in italiano, però. Ok, e portiamo questo di là. Ok, sarà difficile. Forse l'usare investigazione sarebbe abbastanza. No. Posso dirgli, sono uno dei. No, no, non voglio accettare questa. Anche se in realtà dovremmo, perché lo scopo del gioco è comunque fare la storia. Quindi non è un semplice porta da punto a punto. Io sto solo cercando di accumulare dei soldi per poter arrivare e completare la questa. Però tecnicamente dovrei anche seguire un po' la storia. Qua c'è una missione storia. Un alieno, così. No, quell'alieno appeso lì non mi ispira fiducia. Tuttavia, potrei andare a sentire questo, che non è un passeggero, ma è Daniel, e mi ha detto che sono maleducato. Va bene. Daniel, sento che sei uno di noi. Va bene. Posso sentire come i tuoi chakras e i miei sono in armonia con ogni altra cosa. Sento speranza, pace, ma anche passione per raccogliere cose, giusto? Ok, te lo chiedo in anticipo. Ti dirò in anticipo quello che sta arrivando. Non preoccuparti, sono dalla tua parte. Sto solo indossando un po' di pelle artificiale umana. Abbastanza figo, vero? Il mio lavoro è collezionare soldi e ho sentito che tu hai lo stesso obiettivo. Quindi aiutiamoci a vicenda. Io sono diventato un membro di una piccola gang criminale in questa città e potrebbero esserci delle opportunità per fare soldi. Hai visto questi droni volanti intorno alla città? Sono droni della polizia. Una gran sorveglianza, grandi macchine di sorveglianza per spiare la vita. Non vuoi questo, vero? Anche ci spino, insomma. La gang criminale non vuole neppure lei. Quindi elimina questi droidi in quest'area. E poi ti paghiamo. Cosa dici? Questo, vabbè, sì, è giusto per dare un po' di pepe alla mia giornata. Va bene, ho settato il tuo computer per mostrarti i droni con una sottolineatura, diciamo, viola. Ci vediamo, ciao.
allora io sono qua, devo trovare i droni. Solo che io non ho la minima idea di come si distruggano i droni, quindi dovrò andargli addosso. Vabbè, intanto vaghiamo un po' in giro. È bello perché dovete fare proprio attenzione quando attraversate, perché sennò vi prendono dentro. I droni sono questi, ok. Ah, proprio così, ok. Bene. Quella è la polizia, però, eh. M'ha visto, ma si è incastrato. Perfetto. Mi hanno visto e mi stanno già inseguendo. Qua c'è un potenziamento. Ecco un altro drone. Due. Questa è la police. Sono andato proprio direttamente. Shop. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, mi nascondo nello shop, ma non c'è granché da fare. Questa è proprio tutta la stazione di polizia. Ma sapete che non è male. Qua mi curo. Probabilmente pagando. Ah no, devo andare qua sotto. Ok, mi sto incastrando. Ah, ho preso. Ok, senza pagare ho preso il cuore. Ok, non era una. Allora, ho 5 di vita massimo. Distruggo questo. Cazzarola. Ok, mi hanno visto. Mi hanno visto, mi stanno cercando. Fuggiamo. No, dicevo, pensavo fosse molto più banalotto come gioco. Infatti, quando ho richiesto questo titolo, mi ispirava un pochino, però poi ho detto, chissà che cos'è, chissà se magari può essere. L'ho provato e ho detto, chissà che l'ho fatta fuori dal vaso. E in realtà no, non è male, non è assolutamente male. Per 7 euro qualcosa, poi se non siete dei super fan di giochi di intrattenimento di questo tipo, quindi. Ah, qua non si può lasciare la zona. Non siete super fan dei platform, dei giochi così. Se vogliamo rilassanti, magari aspettate che vada scontato, però perché non è male, non è assolutamente male. Questo qua devo distruggerlo, ma non so come fare. Vediamo se riesco a prenderlo al volo. Ok, non so quanti devo distruggerne. Enter in the cave. No, 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 no. Perché la cave è un'altra cosa ancora ed è dove eravamo prima. Quindi c'è il mondo sotterraneo con le sue missioni oscure e il mondo emerso, diciamo, nella città dove facciamo altre cose. Beh, diciamo che 7 euro ci può stare. È già un gioco in early access, ha una storia. C'è anche un easter egg che è quel bottino lì di Futurama che io non seguo. Vedete che. Ecco, Medical Bay. Adesso voglio capire. Cioè, Medical Bay, io vado qui e pago, però. Sì, va bene. Evitiamo strike. No, non si paga. La riparazione non si paga. Va bene. Questa c'è la polizia. Non devo stare troppo vicino. Però non vedo droni. Non vedo droni. Un altro potenziamento. Mi hanno visto comunque un altro drone distrutto. Non so quanti devo distruggerne, ma dovrei seguire la freccettina che vedete lì in basso a sinistra, sopra la barra gialla, per andare a prendere missioni di taxi. Quindi bisogna alternare un pochino la raccolta soldi con. E ci vorrà un po' per fare tutti quei soldi. E la mappa, che comunque vedete lì in basso a sinistra, ma potete aprire col tasto M. Continuo a non gradire questo suono. Assolutamente no. E si può usare anche il turbo. Eccolo qua. Buongiorno. Andiamo. Prima lo portate, meglio è. Ah, dice di non andare più di 20 all'ora. Ok, bellina sta cosa. Mi dà anche la distanza in metri sopra la mappa. Non devo andare più a 20 all'ora, ma non so se ci sia un cruise o cosa, ma comunque io vado di qua. Non mi si arrabbia il cliente. Mancano 300 metri. Andiamo piano, 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 piano. 14, dai, 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 dai. 150 metri. Ho quasi sforato la cifra. Ok.
nella discarica. Devo portarlo. Ok, questa è un'altra mappa ancora, perché c'è la discarica. Da qui si accede anche dove eravamo prima, sapendo la vita. Ma mi ha buttato via il contratto. Non dovevo venire qui. Niente, me l'ha annullato. Non dovevo entrare qua. Comunque abbiamo visto un'altra location, che è quella della discarica. Ok. C'è sempre lui che ci guarda. Vabbè, è veramente carino. È veramente carino. Non me lo sarei aspettato. Credo che il cuore mi potenzi la vita massima, forse. Polizia, mi ha visto. Probabilmente è illegale portare in giro la gente, comunque. Don't crash into anything. Ok. No, mi scusi. Consegnato. Scusi, perdoni, buon uomo, ma... Busted. Cheat. Perdo soldi? Sì, una cinquantina di dollari ce li ho lasciati. Vabbè, ragazzi, qui non ha senso continuare, perché comunque... Allora, inaspettato, carino, bello, spendere 7 euro. Oddio, allora, ci sono giochi che costano molto di più, durano meno? Probabilmente sì. Però parliamo di quasi 8 euro per dalle 4 alle 5 ore, giocandolo molto con calma. Però è rilassante, fate le missioni, portate in giro. Un passatempo, è un passatempo. E si gioca bene con la tastiera. Non so dirvi se si gioca anche col pad. Diamo un'occhiata anche ai controlli. No, credo sia solo tastiera. L'interfaccia è molto spartana. Anche la grafica è molto base. Lo sto giocando in full HD, non so perché l'avevo impostato in 4, in 2K, ma probabilmente ci sta. Qua dentro siamo entrati nella casa di qualcuno, dove coltivano roba brutta. Vabbè, intanto ho preso un... E poi mi si è buggata la scritta Bursted. Ma va bene. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo UFO Taxi e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao!